ci sono differenze tra Valenzana e Casale, cominciamo con qualcosa di più. No, la Casale è una buonissima squadra, tutti i giocatori, alcuni nomi li conoscevo, come Serra, come Catenaccio, ci sono dei buoni giocatori, una squadra quadrata, si difendono bene, siamo stati bravi ad andare in vantaggio, dopo alla fine abbiamo gestito noi la partita, anche se loro un po' di occasioni da noi. Però abbiamo fatto la nostra buona partita, abbiamo giocato bene. E questo è quello che abbiamo fatto. Mi sta buono, sembra che andiamo sempre a 2000, vuole che sia così. Poi per di più ho saputo che a Vercelli piace anche questa cosa, quindi tanto sì, meno. Ve l'ha detto lui? No, però sono voce. No, perché lui c'era già stato lì. Diciamo. Sì. Ci ha detto un po' com'era la piazza, ci dà dei consigli. Vabbè, comunque sono tutti giocatori, comunque sanno come funziona la piazza, non è che ci vuole Einstein. Quindi tutto procede, prego. C'è stato un momento che secondo te sembrava che il torneo fosse così vicino, poi invece alla fine avete rischiato un'occasione. Sì, abbiamo rischiato, è così quando giochi sempre cercando di andare in avanti. Ogni tanto quando sei stanco dobbiamo essere più bravi a gestire la partita, perché quando sei stanco non sempre riesci ad andare e tornare su. Poca concretezza, sull'azione che Borne calcio di destra lì non gli ha dato il calcio d'angolo, ma ha fatto una gran parata al portiere, poi altre due o tre palle contropiede che magari tra un po' di tempo con una condizione un po' più accettabile. In percentuale tu adesso quanto daresti di condizioni in percentuale? Siamo al 70-80%, ancora quel 20-30% che sembra poco ma è fondamentale, soprattutto quando arriva gli ultimi 20 minuti della partita, un quarto d'ora alla fine, che è sempre più difficile, vai, non c'è da tornare. Infatti Bonomi qua alla fine, quando quello a lungo. Una delle azioni che potevamo concretizzare meglio era quello, solo che bellissimo. Lì sembrava che siamo anche alla seconda parte ufficiale di Coppa Italia, cioè ci stanno, verrà fuori. Se fossimo già in forma a questo punto ci sarebbe anche un po' da preoccuparsi, perché sennò dopo